Buonasera e benvenuti al TG Luna Napoli. In primo piano la cronaca, lo avete sentito dai nostri titoli, truffa ai finanziamenti della scuola professionale, 16 gli indagati dalla Procura di Napoli, sequestri di beni per 20 milioni da parte delle Fiamme Gialle, i dettagli nel nostro servizio di apertura. Un sequestro di beni per 20 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza in un'inchiesta su presunte irregolarità nella gestione di fondi per la formazione professionale da parte della precedente giunta regionale. 16 gli indagati. Le indagini coordinate al procuratore aggiunto Francesco Greco e il PM Graziella Arlomede sono state svolte dal nucleo di polizia tributaria coordinato dal colonnello Nicola Altiero. Le presunte irregolarità si riferiscono in particolare al progetto Buone Prassi, per il quale la Regione aveva stanziato 8.775.000 euro. L'inchiesta si è concentrata su altri 66 progetti per i quali il Ministero del Lavoro, su richiesta della Regione Campania, aveva stanziato un finanziamento di 48 milioni di euro per il 2008 e di 148 milioni per il 2009. E ancora, 4 progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria PIC Equal, con 1 milione e 600 mila euro a favore del Consorzio Lecole e 2 milioni e 750 mila euro a favore della Res International, entrambi con sede a Napoli. Infine, l'ampliamento di un precedente progetto già finanziato, concesso alla Regione alla SCEO, Società Cinematografica e Pubblicità SRL, per oltre 470 mila euro. I riscontri da intercettazioni telefoniche ambientali, perquisizioni e indagini bancarie. Il procuratore aggiunto Greco sottolinea che è stato rilevato come un assessore alla formazione, unitamente ai 3 dirigenti che si sono succeduti nel ruolo di coordinatore dell'area generale di coordinamento 17 della Regione, avrebbero consentito a vari imprenditori di accedere a finanziamenti pubblici in violazione alla normativa sugli appalti. L'ex assessore Corrado Gabriele, nei cui confronti la Procura ipotizza i reati di turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Tuttavia il consigliere del PSI non è tra i destinatari dei provvedimenti sequestro, che sono stati notificati solo agli imprenditori beneficiari dei contributi. Secondo la Procura, la tecnica delle frodi è risultata quella di gonfiare artificialmente i costi relativi all'organizzazione di iniziative ed eventi, diversi dei quali in vero mai realizzati attraverso l'emissione di fatture di comodo. Non avendo ricevuto ad oggi nessuna comunicazione, non ho modo di fare alcuna considerazione. Leggerò gli atti quando mi dovessero essere notificati e mi metterò a disposizione nel rispetto delle norme e delle mie prerogative per poter dimostrare in tutte le sedi opportune, come d'altronde ho sempre fatto, di aver agito responsabilmente tra mille difficoltà ed emergenze sociali nell'interesse della comunità amministrata e nel pieno rispetto delle norme e della trasparenza. Lo scrive in una nota il consigliere regionale ed ex assessore alla formazione Corrado Gabriele, parlando dell'inchiesta condotta dalla Procura di Napoli, come abbiamo sentito nel precedente servizio di Salvatore Manna. Cambiamo argomento, la Camera di Commercio di Napoli presenta un nuovo portale e arriva anche su YouTube.
Sbarca su YouTube la Camera di Commercio di Napoli. Sul nuovo portale dell'ente camerale www.na.camcom.it, presentato dal presidente Maurizio Maddaloni in occasione della giornata della trasparenza, è possibile seguire tutti gli eventi realizzati e a cui partecipa la Camera di Commercio. Il portale è la punta di diamante e il terminale a disposizione di tutti tramite internet, ma è soprattutto l'espressione immediata dei nuovi servizi della Camera di Commercio. Credo che l'ente camerale ha fatto un grosso sforzo, un grosso investimento a favore dell'utenza, degli imprenditori e anche dei professionisti, creando condizioni per le quali con questo portale saranno forniti servizi tradizionali e nuovi in tempo reale. Credo che abbiamo abbassato la media anche del rilascio dei certificati camerali in una maniera significativa e apprezzabile. In tale occasione il Presidente della Camera di Commercio ha commentato i dati dell'indagine trimestrale congiunturale sulle imprese napoletane condotta da Format Research, un dato strutturale della condizione che vivono gli imprenditori, lo scetticismo che si traduce in giudizi di forte preoccupazione rispetto al resto del Paese. L'unico dato positivo che si intravede è la tenuta dell'export, si conferma un dato leggermente apprezzabile e positivo, ma la verità vera è che sul dato 100, diciamo, soltanto il 12,5% delle imprese nei prossimi mesi è disposto ad investire sul nostro territorio. Una piazza dello spaccio di droga al minuto a Striano che andava avanti nonostante gli arresti e i sequestri operati dai carabinieri. Oggi la svolta con 6 arresti e altri 16 indagati. Restituita la Sfinge alla statua del Nilo, il cosiddetto Corpo di Napoli. La statua del fiume Nilo, ovvero Corpo di Napoli, tornerà a mostrarsi nella sua interezza nel centro storico della città, grazie al ritrovamento della testa di Sfinge in marmo che fu trafugata verso la fine degli anni 50. A effettuare il prezioso ritrovamento, gli uomini del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, guidati dal capitano Carmine Elefante. La testa di Sfinge è stata ritrovata in Austria all'interno di una collezione privata. Il collezionista era venuto in possesso dell'opera in modo assolutamente lecito e questa circostanza, ha affermato il comandante Elefante, è subito emersa con chiarezza. Il collezionista inoltre non ha opposto alcuna pretesa per la restituzione del pezzo, non appena, ha aggiunto Elefante, tutte le verifiche che ci hanno fornito l'assoluta certezza che si trattasse della testa di Sfinge del Corpo di Napoli. Strumento utilizzato, la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti che contiene oltre 500.000 immagini di opere d'arte. E proprio seguendo questo percorso, i carabinieri hanno individuato presso il collezionista austriaco una serie di oggetti sottoposti a ulteriori approfondimenti, dai quali è emerso che la Sfinge proveniva dal patrimonio partenopeo. A sostegno del Nucleo Tutela Patrimonio, come ha evidenziato lo stesso comandante, l'opera dei cittadini del Comitato per il Restauro della Statua Corpo di Napoli. Lo stesso comitato ha lanciato la campagna Mettiamo la testa a posto e propone una raccolta di fondi per l'importante restauro. Conta sul reperimento di qualche fondo comunale l'assessore Nino Daniele, che ha definito il ritrovamento un fatto carico di evocazioni simboliche. E ancora cronaca, 11 cuccioli provenienti dall'est sono stati sequestrati in un negozio di animali a Napoli senza microchip e con meno di 60 giorni i requisiti richiesti dalla legge per poter essere messi in vendita. Protesta dei lavoratori questa mattina dell'Ansaldo sotto la sede della Prefettura di Napoli. Sono scesi ancora una volta in piazza per manifestare la contrarietà alla cessione di un'azienda sana che produce utili come Ansaldo STS senza un progetto industriale ma solo per fare cassa. Sono i lavoratori dell'Ansaldo che si sono ritrovati davanti alla sede della prefettura. Hanno chiesto l'apertura di un tavolo con il Ministero del Tesoro, azionista di maggioranza, per far recedere Finmeccanica da questa scelta che impoverirebbe il tessuto industriale di tutto il paese. La mobilitazione si è concretizzata nello sciopero di 4 ore e un presidio davanti alla prefettura contro la vendita di Ansaldo STS a gruppi stranieri e lo spacchettamento di Ansaldo Breda. Una delegazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali Finfiammifilm sono salite su dal prefetto per chiedere un incontro urgente con la presidenza del consiglio per chiarire bene la questione, la vertenza Ansaldo Breda ed Ansaldo STS.
Un intero piano di una struttura alberghiera che sorge nelle immediate vicinanze del Duomo di Positano in costiera amalfitana è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Presentato a Napoli il progetto UPERAP destinato ai giovani italiani delle università. Si è conclusa la prima edizione di UPERAP, il Festival Nazionale delle Idee, le applicazioni mobile ideate dagli studenti di tutte le università italiane, con la premiazione dei vincitori per le due categorie in competizione. La migliore app gratuita pubblicata e il miglior progetto di app ancora da realizzare. La cerimonia di premiazione si è tenuta nella splendida cornice di Palazzo San Giacomo a Napoli. È un concorso a livello nazionale, quindi abbiamo avuto ragazzi di Napoli, ragazzi di Salerno, quindi campani, ma anche provenienti da Trento piuttosto che Messina, pieni di idee, con un grosso carico di proposte, e speriamo di non deluderli anche, come dire, portando avanti le loro idee. Pensato per valorizzare la creatività e le competenze dei giovani e delle università italiane nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni per dispositivi mobile in cui tecnologia, senso estetico e comunicazione sono totalmente integrati, UPERAP è un'iniziativa di Agora Telematica, società di Data Group ICT Network, specializzata in web marketing. Promuovere talenti e partire da un concetto di giovani che non sono un target di consumo ma sono un asset di produzione e di competenze, perché stamattina a Palazzo San Giacomo la città di Napoli, grazie a dei partner prestigiosi, andrà a premiare la competenza di un gruppo di ragazzi che avrà ideato un'app, una borsa di studio fino a 3.000 euro, poi ancora degli stage. Ecco, l'impronta che cerchiamo di dare è quella di sposare e valorizzare le iniziative importanti come questa, ma che soprattutto danno delle risposte ai ragazzi con i fatti, non con le parole. Il festival ha coinvolto nell'arco di 3 mesi studenti universitari e neolaureati provenienti da 22 università in Italia che hanno proposto ad UPERAP interessante progetto e idee innovative sia da sviluppare che da promuovere. Sorprendono ancora i giovani? Ma sorprendono sempre, insomma, e soprattutto sono uno stimolo per chi fa un mestiere. Io credo che sia uno stimolo per tutti, ma in particolare nel mondo delle tecnologie e dell'innovazione credo che ancora oggi rappresentino una risorsa fondamentale. E il tessuto sociale, l'intelligenza. Ricerche in corso da ora in provincia di Avellino per trovare una donna di 35 anni di nazionalità romena che tra la notte scorsa e le prime ore di questa mattina ha lasciato la struttura sanitaria protetta dove si trovava ricoverata facendo perdere le proprie tracce. Ed eccoci ora alla nostra rubrica Fischi Applausi, vediamo chi si è contraddistinto in negativo ed in positivo oggi 18 dicembre. Fischi per Carmine Esposito, sindaco di Sant'Anastasia. Confermato il fermo per la vicenda della mazzetta di 15.000 euro, lui si difende sostenendo che la busta gli è stata messa in auto a sua insaputa dall'imprenditore che avrebbe approfittato di un momento di distrazione. Se è così, mai visto un sindaco così distratto? Applausi per Guido Marino, questore. Luigi Merolla è promosso prefetto e va a Roma come direttore dell'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Al suo posto arriva a Napoli l'attuale questore di Catanzaro, che si insederà a Via Medina con l'anno nuovo. Auguri a entrambi. L'arte sbarca anche sul tram napoletano. Dopo le stazioni dell'arte della linea 1 della metropolitana, arriva anche il tram dei desideri. Da domani al cinema il film di Natale Colpi di Fortuna. Auguro a noi napoletani tanti colpi di fortuna, così il presidente del Napoli De Laurentiis, giocando sul titolo della sua ultima fatica cinematografica Colpi di Fortuna, appunto, che da domani 19 dicembre sarà in tutte le sale. Un momento importante per la casa di produzione del Patrono Azzurro, che festeggia il 30° anniversario del film di Natale, e siamo lieti di farlo con un lavoro ispirato alla buona sorte, che racconta in maniera leggera, brillante ma anche profonda i vezzi e le trasformazioni
trasformazioni del nostro paese, afferma De Laurentiis in occasione della presentazione di Colpi di Fortuna, alla quale ha preso parte l'intero cast, un cast d'eccezione formato dall'intramontabile Christian De Sica, dalle coppie di comici Lillo e Greg e Luca e Paolo, da Francesco Mandelli e dall'ormai popolarissima conduttrice di Made in Sud, Fatima Trotta. Non solo, alcune scene vedono come protagonisti anche i calciatori del Napoli. Sul set di Castelvolturno abbiamo trascorso momenti bellissimi e divertentissimi. I ragazzi sono stati entusiasti di girare, si sono comportati da attori consumati. Il risultato finale è assolutamente esilarante, assicura il presidente del Napoli, affiancato alla presentazione dal figlio Luigi De Laurentiis, che dichiara di essere rimasto impressionato dalle capacità interpretative di Hamsik. Ha recitato perfettamente in italiano un ruolo ironico e spassoso. Colpi di Fortuna racchiude in un'unica pellicola tre film con sceneggiature e soggetti diversi, ma con un unico filo conduttore che racconta in maniera divertente vicissitudini legate alla fortuna. Anche Caserta dà il via oggi alle operazioni di prelievo dei PFU, secondo quanto previsto dal protocollo contro l'abbandono dei pneumatici fuori uso nella Terra dei Fuochi. Accade oggi curiosità e aneddoti dal passato. Dicembre 1963 nasce Brad Pitt, l'attore di Seven, l'esercito delle 12 scimmie e di 7 anni in Tibet. Il presidente del Napoli, De Laurentiis, attacca il numero uno dell'UEFA, Platini. Gli saremo antipatici, due volte lo ha fatto la Champions e due volte sono capitato nel girone della morte. Una casualità, in questo modo ci credo poco. Era questa la nostra ultima notizia, ma per ulteriori aggiornamenti e video vi ricordo il nostro sito internet www.lunaset.it, ma anche il nostro profilo Facebook Campania Lunaset. Per seguire i nostri programmi potete scaricare su smartphone e tablet l'applicazione Lunaset Go. Vi lascio ora le previsioni meteo, grazie per l'attenzione. Un saluto da Alex Guarini di trebimeteo.com. L'anticiclone delle Azzorre tende ulteriormente ad attenuarsi sull'Italia, favorendo nel corso di giovedì l'ingresso di una perturbazione atlantica. Arriveranno quindi le prime piogge a partire dal nord-ovest sul medio-alto versante tirrenico, mentre al centro-sud prevarrà ancora il bel tempo. Andiamo a vedere le temperature minime intanto, che non subiranno variazioni significative. Stesso discorso anche per le massime, con punte più gradevoli fino a 15-16 gradi sui versanti tirrenici e sulle isole maggiori. Ma vediamo quindi il taglio previsionale riferito alle regioni del nord, che vedranno questo peggioramento a iniziare dal settore di Ponente, con piogge in pianura e nevicate in montagna a partire dai 1200-1300 metri, con precipitazioni che poi entro sera si porteranno fin verso i settori orientali. Attenzione però, perché poi entro la notte qualche debole nevicata potrà scendere fino a quote collinari tra Liguria e Piemonte. Al centro il tempo tende a peggiorare sull'Alta Toscana, con prime precipitazioni che entro sera poi si porteranno fin verso l'Alto Lazio. Continua a prevalere il bel tempo sul versante adriatico, con tendenza poi a graduale aumento della nuvolosità nel corso della serata. E infine al sud, aumento delle nubi sulla Campania, ma senza fenomeni. Prevale il bel tempo invece altrove, soprattutto sul versante adriatico e la Calabria. Tende a peggiorare sul nord della Sardegna invece entro sera.